finito di allenarmi e adesso vado a casa. Più tardi ho l'altro allenamento di braccio di ferro con i ragazzi e in questo video volevo parlarvi di Danny Lazzarin. Io lo chiamo Lazzarone, Lazzarone Danny Lazzarin, che ultimamente sul suo Instagram vedo che fa le collaborazioni. Prima l'ha fatta con Manuel Spadaccini, con il Krav Maga, difesa personale, perché giustamente gliel'ho detto: Danny, preparati per la difesa personale, perché quando arriverò io in Italia dalla tua palestra poi ti sfiderò pure a box, ti sfiderò in tutte le arti marziali possibili. Poi ultimamente sta vendendo pure moto. Amici, andate a vedere Danny Lazzarin che combina. Però devo dire una cosa: Danny Lazzarin è una persona seria, è una persona seria. Non è un buffone, un pagliaccio che per esempio gli fai un dissing e poi ti ripete, ti insulta. I fan di Lazzarin sono persone, brave persone. Quando all'epoca gli ho fatto io il dissing a Lazzarin, poche persone nei commenti mi hanno tartassato di insulti e cose. Perché? Perché Danny Lazzarin accetta il dissing e si mette a ridere ed è simpatico, ed è simpatico. Io gli ho scritto sotto la foto: sei secco, e lui mi ha risposto con la sua fidanzata. Ha detto: eh sì, dovrò buttare più pasta. Tipo, ha fatto una battuta su Instagram. Andate LuigiMan222, andate a guardare le mie storie, ho pubblicato lo screenshot. E poi gli ho scritto io: Danny, lui mi ha risposto nella storia, nel commento. Ci ho detto: Danny, ti sfido a braccio di ferro. Lui mi ha detto: io ti sfido a panca. Lui mi ha detto: io parto con 195 kg di panca. Vabbè, ma è ovvio che nell'assolvimento peso su panca mi va a battere. È più grosso, più forte. Ma io, naturalmente lui è geneticamente superiore alla genetica che lo fa aumentare. Io naturalmente natural, con una genetica scarsa, non posso migliorare, cioè, rimango così, sempre con 120 kg di panca, 130 massimo. Ci posso fare, ragazzi? Allora, lui mi ha detto, io ci ho detto poi: io ti sfido a braccio di ferro. Lui, sapete cosa mi ha risposto? Gli ho detto: io ti sfido a braccio di ferro. Lui mi ha risposto, mi ha scritto: a braccio di ferro sei più forte tu, te la faccio vincere a tavolino. E non è così, non è così. Danny Lazzarin, condividete questo video a Danny Lazzarin. Danny, non è così. Tu, avendo la forza, non è detto che io ti vado a battere. Non è detto, perché per quanto io possa avere un po' più tecnica, cioè un po' più di tecnica rispetto a te, non è detto che ti vado a battere, perché se tu hai la forza, mi vai a battere, non è detto. Possibilmente mi vai a vincere. Anche se tu non l'hai mai fatto, ma con la forza del bicipite, del polso, brutta, mi vai a battere. Non è detto che vengo io. Però potrebbe essere una sfida interessante. E potresti nel tuo canale fare come sta facendo, per esempio, Larry Wills in America. Si sta allenando per il braccio di ferro. Perché non lo fai pure tu? Innanzitutto porti anche spettacolo e novità sul tuo canale. Poi è una cosa in più che potresti fare pure tu per motivarti e allenarti anche zone diverse del tuo corpo, perché nel braccio di ferro vai a allenare di più la cuffia dei rotatori, il polso, la mano, e non è detto che ti vai a lesionare, non è detto neppure che vai a lasciare il tuo sport del bodybuilding, perché tu puoi continuare ad allenarti con il bodybuilding, vai a fare dei cambiamenti nella routine d'allenamento, vai ad aggiungere un paio di esercizi. E poi ogni 15 giorni, ogni 8 giorni fai tipo delle prove al tavolo con le persone. Perché non fai queste cose, Danny Lazzarin? Che poi hai un sacco di follower. Larry Wills è arrivato a 2 milioni e mezzo su Instagram. Tu ne hai 500.000. Non è male rispetto a Larry Wills, che è americano. Tu sei italiano e fai cose giustamente in italiano. E hai solo il popolo italiano che ti segue. Hai meno utenti possibili, hai 64 milioni di persone che possono vederti, cioè che possono riuscire a vedere i tuoi video. Invece Larry Wills ha più potenziale di popolazione a disposizione, tutta l'America, quasi tutto il mondo che parla inglese. Secondo me tu dovresti diventare internazionale, vabbè,
Sì, come fa? Sta facendo Hermes Gasparini. Hermes Gasparini, nel braccio di ferro, adesso il canale naturalmente parla. Lui parla in italiano, ma mette le traduzioni in inglese. Perché ha più fan Hermes Gasparini di tutto il mondo che italiani. Sto chiudendo, ragazzi. Un saluto. E Danny Lazzarini, porco cane. Ti sfido.